Buongiorno amiche e amici di Volume Bright. Siamo alla seconda giornata del MAU for All organizzata dal MAU Museo d'Arte Urbana in collaborazione con Volume Bright. Il MAU organizza moltissime visite guidate, prevalentemente con associazioni, scuole ed enti no profit, però da alcuni anni noi stiamo studiando dei percorsi particolari di visita in virtù anche del nostro impegno nei confronti dei diritti dei portatori di disabilità. Noi fin dal 2012 abbiamo iniziato un progetto su base pressoché annuale con varie associazioni del settore, l'AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, CPD, Consulta per le Persone in Difficoltà ONLUS, e più volte con l'Associazione Volume Bright, con la quale vantiamo un lavoro in comune pluriennale. Ecco, quindi noi abbiamo studiato negli ultimi anni per portatori di ipovedenza, ma anche per portatori di altre disabilità e per normodotati, perché poi queste nostre visite possono andare bene per tutti naturalmente. Studiano i percorsi per portatori di disabilità, ma sono anche fruibili dai normodotati. Quindi noi abbiamo studiato un percorso con l'attrice Adriana Zamboni di teatralizzazione delle opere, questo soprattutto per i portatori di ipovedenza, e un percorso studiato e mirato all'interno del patrimonio di 180 opere del Museo d'Arte Urbana. L'effetto ultimo è positivo sia in termini di analisi e di prevenzione, sia in termini di partecipazione e di gradimento di questo particolare modo di porgere la visita a MAU. Impressioni sulla visita guidata? È stata una bellissima visita, credo che queste iniziative siano molto importanti sia per il territorio appunto che per i cittadini, infatti perché si può conoscere, per esempio io abito abbastanza in zona ma non conoscevo approfonditamente tutte le opere, e avere appunto una guida che permette di raccontare l'opera anche sotto punto di vista di una storia, di modo che sia usufruibile anche per altre persone che hanno disabilità, per cui non siano appunto che siano ipovedenti o non vedenti, e lasciarsi diciamo così suggestionare e immaginare un'opera è una cosa molto bella che dà spazio alla fantasia e diciamo permette di usufruire dell'opera in maniera differente.